Ho proprio voglia di fare un nuovo podcast. Oh, dai! Sì, divertente, che spieghi delle cose, magari con degli aneddoti che coinvolgano. Sì, dai, mi piace. Lo chiamerò Moriremo Tutti. Moriremo Tutti, ma non era divertente. Moriremo Tutti, l'allegro podcast che parla di assicurazioni sulla vita e non solo, che induce a gesti scaramantici, ma ti diverte anche un sacco. Cercalo sulla tua app di ascolto preferita. E ora un consiglio dal Voice Network. Hai mai pensato che la casa di carta parla di blocchi, che il trono di spade spiega benissimo i traumi e che una mamma è meglio non averla per amica? Io sono Alessia e sono una psicologa. E io sono Giorgia, estivo di serie TV. E ogni sabato ti aspettiamo con TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni e i gruppi di vari. Cercalo sulla tua app di podcast preferita. C'è chi di certo dissente dalla mia prospettiva, però... Io quando vedo la Loredana Bertè così a quattro di spade con il primo piano addosso che se la canta e canta emozioni di un'anima giovane nonostante l'età, e questo è il discorso, anche ovviamente la standing ovation, te la prendi perché c'è una personalità infinita ed è lì a dire frasi del calibro mi sono odiata abbastanza. Questo è il segno che la guerra interiore non passa mai. Nemmeno a quell'età, grande artista, immensa, niente da dire. Purtroppo fa un po' impressione, ovviamente, per un disco, però anche lì è d'impatto. Io la voglio vedere come una cosa punk, comunque. E così è, quella gonnellina là, che devi fare? Ci vuole personalità, no? È un gesto rock, no? È un gesto rock e lo apprezziamo e la apprezziamo così. E devo dire che la traccia a me mi è piaciuta, anzi non vedo l'ora di sentirla in versione studio, perché su quelle tracce secondo me da studio, mi ricordo tra l'altro la grande performance che ha fatto quando presentò il brano, quello molto forte, sono l'anno delle mie carezze, quella canzone là insomma, fece un macello, se ne venne giù il cazzo di Ariston con una canzone di quel tipo. Qui c'è proprio anche più l'emozione, il cuore, non solo la spavalderia di quel brano che lo necessitava, una spavalderia che nasconde comunque un'insicurezza. Comunque, quello che devo dire, l'ho detto, grande Loredana, gli auguro il meglio perché è un'artista vera. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.